un certo tipo di percussionista non può fare a meno di comprare questo. Sulla molla non è che abbiamo inventato niente, perché la molla è la base di tutti gli antichi reverberi. Una volta il reverbero era molla, dentro una scatola c'era la molla, passavano onde a vedere il vibravano e facevano questo effetto. Chiesa di campagna che ha fatto cantare tutti quanti: mettermi un po' di reverbero, mettermi un po' di reverbero. Allora, anche questo c'ha una tetta però senza liquido dentro, ed è uno strumento che è stato fatto per essere suonato così. E quindi, come si dice, è un comodo per il ballo. La frequenza è quella, non c'è bisogno di accortarla, e vi evita la prova di Ulisse. Ma sapete qual è la prova di Ulisse? Se non sapete la prova di Ulisse, non avete mai suonato il birimbau. Il birimbau arriva dal Brasile smontato. C'è un ramo di qualcosa che assomiglia al nostro castagno, un fil di ferro molto robusto. Bisogna mettersi con questo asse, con questo ramo di castagno contro il muro, piegare il ramo, infilare il filo, vedere se si tiene. Se non si rompe, poi ci avete questa cosa. Per fare questo, io quando avevo 30 anni lo facevo anche due volte al giorno. A 40 anni lo facevo una volta al giorno, a 50 diciamo che lo facevano gli altri, adesso spesso sono il birimbau. Perché fare la prova dell'arco? Vabbè, Ulisse era Ulisse, io no, e poi soprattutto non ero stato da Circe e per una serie. Quindi questo birimbau ha un sapore molto brasiliano. Adesso che vi ho detto che un birimbau è ancora più brasiliano.